È finalmente uscito il primo trailer della serie televisiva del Signore degli Anelli prodotta da Amazon e intitolata Gli Anelli del Potere. Questo primo trailer dura 1 minuto ed è andato in onda in occasione del Super Bowl dell'altra sera, un'occasione nella quale 1 minuto di trailer costa una cosa tipo 2 milioni di dollari. Ma sciocchezze per Amazon che per questa serie ha investito un costo complessivo di 1 miliardo di dollari. C'è chi dice che alla fine arriverà a spenderne 1,5 miliardi. Questo primo trailer ha generato entusiasmo, euforia, ma allo stesso tempo sgomento e perplessità. Al di là poi effettivamente dei suoi contenuti, perché nonostante tutto quello che vediamo all'interno di questo minuto scarso di immagini, non abbiamo le idee molto chiare, possiamo solo fare delle ipotesi, delle congetture, ma alla fine la verità è che dobbiamo aspettare l'uscita della serie vera e propria. Diciamo subito una cosa, rispetto alle prime foto che sono state diffuse la settimana scorsa, questo trailer è migliore, anche perché le foto che sono state diffuse all'inizio sono a tutti gli effetti foto di scena e quindi forse prive di una vera e propria post-produzione. Ecco, dal punto di vista delle immagini, del colore, dell'atmosfera, quelle foto risultavano molto patinate, quasi da rivista di moda, e non avevano molto a che fare col mondo tolkieniano. Questo trailer, invece, è molto più in linea con i film di Peter Jackson, o comunque quella lore, quel mondo, quell'atmosfera, così come noi lo conosciamo. Eppure ancora una volta devo sottolineare che non mi ha convinto del tutto. Sì, è fantasy, ma è meno Tolkien di quello che mi sarei aspettato. E probabilmente queste mie riflessioni sono dettate, dal fatto di essere ormai stato contaminato dalla visione della Terra di Mezzo di Peter Jackson, dalla trilogia originale del Signore degli Anelli, ma anche da quella dell'Hobbit. Posso sicuramente dire, senza vergognarmi, che mi ero emozionato molto di più vedendo il primo trailer dell'Hobbit che vedendo questo primo trailer della serie televisiva targata da Amazon. Eppure non mancano gli scorci d'occhio che restituiscono una certa soddisfazione e che lasciano in parte a bocca aperta, come per esempio la visione di un porto dell'isola di Numenor con tanto di montagna sullo sfondo, oppure un bosco elfico con tanto di personaggi vestiti di bianco, probabilmente una cerimonia, chissà, forse legata a Galadriel, forse il matrimonio di Galadriel stessa con Celeborn. Ed è proprio Galadriel, una delle protagoniste di questa serie. L'abbiamo vista nelle prime foto diramate e la vediamo anche qui. La vediamo alla guida di una serie di cavalieri che batte le piste del nord, perché si dice che in questa seconda era proprio Galadriel guida un gruppo di elfi per andare a eliminare tutti quei servitori di Morgoth che sono rimasti sulla terra dopo la caduta dello stesso Morgoth. È particolarmente cattiva e arrabbiata, e soprattutto in cerca di vendetta dopo la morte del fratello. E a questo proposito c'è questa bella scena, molto Assassin's Creed o Prince of Persia, in cui vediamo la dama del Bosco d'Oro, Galadriel, che resta appesa a una parete di ghiaccio utilizzando il suo pugnale. È ovvio che Galadriel, all'interno del leggendarium tolkieniano, è caratterizzata anche come una guerriera, tanto che da giovane veniva chiamata ragazza uomo, e che imbracciava le stesse le armi. È una Galadriel piuttosto diversa da quella che conosciamo dal Signore degli Anelli. Certo è che la scelta di insistere sul suo personaggio, in relazione anche a come sta avvenendo ritratta in queste prime scene, fa pensare molto che gli sceneggiatori, i produttori della serie televisiva di Amazon abbiano voluto cogliere al balzo, attraverso il suo personaggio, l'idea del girl power. Troviamo poi la scena del naufragio in cui Galadriel si trova insieme a un umano, Halbrand, come sappiamo da alcuni rumor che sono stati lasciati trapelare,
e vediamo l'umano che scosta i capelli della regina degli elfi per intravedere quello che è il suo tratto caratteristico della sua razza, cioè le orecchie a punta. È una scena che non mi è affatto piaciuta. Figuriamoci se uno sconosciuto umano può toccare i capelli di Galadriel, proibiti a qualsiasi abitante della Terra di Mezzo, compreso il potente Feanor. Ricordiamo poi che questo Halbrand è un personaggio del tutto inventato, quindi la trovo una cosa abbastanza poco verosimile. Poi si vedono altri personaggi, il re dei nani Durin IV, il giovane Elrond coi capelli più corti e parecchia lacca, il supremo re dei Noldor, Gil-galad, colui che è rimasto re degli elfi Noldor una volta che è finito il bando dei Valar nei confronti degli stessi elfi. Un personaggio che abbiamo già visto all'interno della prima trilogia del Signore degli Anelli di Peter Jackson. È il re degli elfi che combatte nella famosa battaglia alle pendici di Monte Fato contro lo stesso Sauron. Quella in cui Isildur taglia l'anello dalla mano dell'oscuro signore. Poi si vede la principessa nanica di colore e anche il famoso elfo silvano di colore, Arondir, che ha niente meno che una storia d'amore con una guaritrice umana. Vedremo cosa verrà fuori da questa storia. Mi sono già espresso in merito al piazzare un elfo di colore all'interno del leggendarium tolkieniano. Probabilmente gli sceneggiatori giustificheranno la presenza di questo personaggio. Aggiungo solo che in aggiunta a questo personaggio c'è questa storia dell'amore interrazziale. Questo elfo silvano di colore ha una storia d'amore con un'umana guaritrice, che è una cosa che non è inserita così dal nulla all'interno della sceneggiatura. Noi sappiamo che all'interno del leggendario tolkieniano ci sono questi episodi, se ne contano 7-8 all'interno di tutta la storia della Terra di Mezzo, così come la racconta Tolkien. La cosa che mi preme più sottolineare è che sempre questi amori interrazziali tra uomini e elfi, e non tra elfi e nani, come è successo invece nel caso della trilogia cinematografica dell'Hobbit, hanno sempre delle implicazioni piuttosto importanti. Basti pensare alla storia di Beren e Lúthien, oppure a quella di Aragorn e Arwen, Ma anche a quella di Tuor e Idril. nella città di Gondolin. Sempre questi amori producono qualcosa. È qualcosa che si iscrive all'interno della speranza e della vittoria del bene all'interno delle guerre della Terra di Mezzo, proprio nel momento di massima oscurità. Ma spesso queste storie hanno anche un finale negativo e quindi vedremo come gli sceneggiatori in questo caso avranno deciso di comportarsi. Insomma, io mi aspetto qualcosa di importante. E da vero tolkieniano pretendo che questa storia di amore interrazziale sia effettivamente significativa e porti a qualcosa di interessante o comunque in grado di appagarci tutti. Anche qui però mi viene da dire che il ricorso all'amore interrazziale potrebbe benissimo essere una scusa per ricorrere a uno di quei famigerati temi inclusivi che quindi avvicina le etnie, avvicina i popoli, avvicina le genti per rendere ancora più inclusivo Tolkien, perché oggigiorno le cose funzionano così. C'è poi un misterioso personaggio che si trova a fronteggiare un orripilante mostro misterioso che pare sia un troll dei ghiacci, ma che sembra provenire direttamente dal set di The Witcher. Si vede una battaglia con degli elfi contro degli orchi. Degli elfi con le armature scintillanti. Non si sa bene a che cosa si riferisca questo breve frammento. Probabilmente una delle battaglie del Beleriand, ma non ne abbiamo la certezza, vedremo. Un'altra criticità è rappresentata dalla scena dell'arrivo sulla Terra di un misterioso meteorite. Una persona potrebbe pensare: che bello, arriva il meteorite e dentro c'è il materiale che poi servirà alla creazione della spada Gurtang, quella di Turin Turambar.
Ma in realtà all'interno del meteorite non c'è il materiale grezzo che servirà alla creazione di una spada, bensì c'è una persona che arriva sulla Terra e viene accolta da una popolazione di hobbit o di proto-hobbit, perché i creatori della serie hanno detto che ci sarà una popolazione di proto-hobbit, che è questa persona che arriva sulla Terra. Qualcuno ha detto che potrebbe essere Sauron, un inganno ordito da quello che diventerà l'Oscuro Signore per farsi passare nel suo ruolo di Annatar, il dispensatore di beni nella Terra di Mezzo. Io ho molti dubbi, anche perché altrimenti non avrebbe senso il fatto che Sauron non sa dell'esistenza degli Hobbit, e questo lo vediamo all'interno della trilogia del Signore degli Anelli. Qualcun altro ha detto che con ogni probabilità questo personaggio che arriva dentro il meteorite è uno degli Istari, chissà chi, uno degli stregoni blu, oppure Gandalf, visto che Gandalf ama gli Hobbit e quindi accolto sulla Terra in questo modo, si giustificherebbe questo suo amore per questa popolazione. Si tratta di ipotesi altamente affascinanti. Bisogna sottolineare che questa cosa del meteorite dentro cui c'è un Istari, beh, è una cosa del tutto fuori dal canone tolkieniano, però potrebbe rivelarsi un'idea sicuramente interessante. Invece, quello che lascia più perplessi è la presenza di questa popolazione di proto-hobbit che vivono a contatto con la natura nel nascondimento per non essere riconosciuti. Anche questo è un abuso del testo tolkieniano, dal momento che gli hobbit, noi sappiamo che esistono nelle prime fonti della Terra di Mezzo solo dall'anno 1000 della terza era e non sicuramente nella seconda era. Qui se lo sono inventato, li hanno messi assolutamente in maniera gratuita all'interno della serie, molto probabilmente per ragioni commerciali. Quelli di Amazon devono essersi fatti due conti, hanno visto che gli Hobbit sono i personaggi più apprezzati dal pubblico e più riconducibili all'immaginario tolkieniano e hanno pensato di metterceli dentro un po' come una specie di specchietto per le allodole. Anche qui non mi sento di dare però completamente contro alle decisioni degli showrunner della serie, dal momento che gli Hobbit sono effettivamente dei personaggi cardine all'interno del mondo tolkieniano. Noi non possiamo pensare al Signore degli Anelli e una serie che si chiama Il Signore degli Anelli prescindendo dagli Hobbit, perché gli Hobbit sono i personaggi che danno l'ottica alla vicenda, danno la prospettiva, una prospettiva bassa e periferica, e sono quella lente che serve a Tolkien per far entrare noi all'interno del suo leggendarium. Quindi anche qui vedremo come i produttori, gli sceneggiatori hanno deciso di portare avanti le cose. Magari la loro decisione ha un senso. Poi allo stesso tempo penso che la faccenda si riduca a questo. Lo spettatore medio vuole gli Hobbit e allora noi Amazon glieli diamo. A ben guardare, tutto questo ricorso a dei personaggi e a delle situazioni del tutto fuori dal canone tolkieniano, beh, basti pensare all'amore interrazziale tra questi due personaggi inventati, tra l'elfo nero e la guaritrice umana, la presenza degli Hobbit, l'arrivo del meteorite con gli Istari, fa pensare a un problema di fondo. Ma perché la serie di Amazon è dovuta così tanto ricorrere a tutta una serie di elementi non presenti nel canone per dare origine a una serie televisiva basata sulla seconda era? La risposta probabilmente ce l'hanno data qualche giorno fa a quelli che hanno riportato un'intervista nella quale i due autori della serie hanno candidamente ammesso di non aver ricevuto i diritti per usare il Silmarillion. Quindi la serie televisiva prodotta da Amazon sul Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere, è semplicemente basata sull'Hobbit e il Signore degli Anelli e le appendici. Amazon si è assicurata i diritti per questa serie pagando 250 milioni di dollari, però non ricevendo in cambio il Silmarillion. Uno degli autori è stato chiarissimo: non abbiamo i diritti sul Silmarillion, sui racconti incompiuti e sulla History of Middle-earth. Abbiamo solo i diritti sulla Compagnia dell'Anello, le due torri, il ritorno del re, l'Hobbit e le appendici. E basta. Questo spiegherebbe il ricorso
a storie alternative, a storie inventate, all'aggiunta di personaggi non canonici, basati sull'immaginario del Signore degli Anelli. D'altra parte, le appendici del Signore degli Anelli non hanno un testo, non hanno intrecci di storie paragonabili a un romanzo, hanno tutta una serie di lunghi fatti, di cronologie, di annali. Certo, le informazioni ci sono, però bisogna poi metterle insieme. Inoltre sappiamo che all'interno della serie, per ovvie ragioni, si è dovuto ricorrere a una compressione dello spazio temporale per evitare il problema che di serie in serie passassero migliaia di anni e i personaggi morissero, con ovvio sconcerto da parte degli spettatori che si affezionano a dei personaggi e che poi nella serie successiva non li vedono più. È un argomento piuttosto preoccupante. Poi allo stesso tempo dietro c'è la Tolkien Estate e quindi viene da pensare che la Tolkien Estate non sia lì per caso, semplicemente per prendere un mare di soldi e lasciar fare quello che vogliono ai produttori di Amazon. Insomma, la Tolkien Estate dovrebbe garantire sulla bontà dell'intero progetto. Ancora una volta dunque non possiamo fare altro che aspettare. Queste che stiamo facendo sono solo delle congetture. Non potremmo in alcun modo avere la conferma di tutte queste teorie che si stanno facendo sulla rete e che tutti noi tolkieniani stiamo seguendo con grande interesse. Certo, poi ci sono le polemiche e ognuno è libero di esprimere e esternare le proprie idee. Poi ci sono le opinioni personali, i pareri, dovuti anche alla passione che ognuno di noi ha per il leggendario tolkieniano e per delle opere che continuano a essere importanti per noi. Da una parte mi sento di sottolineare il fatto che se queste opere sono importanti, capisco che le persone possano arrabbiarsi. Poi dall'altra parte invece ricordo sempre che bisognerebbe tenere il tutto nei binari della civiltà e del legittimo scambio di opinioni. Io stesso ho molti dubbi su questa serie e molte preoccupazioni. Da una parte penso che i produttori di Amazon abbiano preso determinate scelte sulla base di input e di determinati problemi, anche per evitare delle critiche. E in fin dei conti, Amazon, con tutti i soldi che ha investito, fa un prodotto e deve venderlo. Quindi mettiamoci bene in testa che alla fine tra la fedeltà al testo tolkieniano e la cassetta è più importante la cassetta. Allo stesso tempo però concedo loro la mia fiducia. Quindi, nonostante penso che molte di queste scelte siano state prese sulla base di calcoli spesso economici, però aspetto e lascio che siano loro a produrre un qualcosa in grado di stupirmi e piacermi. Magari ci riusciranno e noi saremo qui a parlare di una serie capolavoro che ha cambiato i generi del fantasy in televisione, ponendosi come nuova pietra di paragone all'interno del nostro immaginario.